Ciao ragazze, spacchetteremo insieme questa busta che ho appena ricevuto e che proviene da una ragazza iscritta al mio canale che mi segue con tanta fedeltà e che io a mia volta seguo, che è Erika Auricchio. Ciao Erika, come vedi il tuo regalino è arrivato. Io a mia volta ho spedito un pensierino a Erika, proprio una cosa, come dico, minima, ma siccome sono amicizie virtuali, non voglio assolutamente impegnare le persone, quindi ho spedito veramente un pensierino a lei e a qualche altra mia iscritta, con grandissimo piacere, perché comunque quello che conta è il pensiero, secondo me, non è tanto il valore della cosa in se stessa, ma il pensiero. E quindi adesso apriamo insieme la busta di Erika. Sono molto contenta quest'anno perché normalmente io non sono una grande amante dello spirito natalizio, delle feste, però grazie a YouTube devo dire che si è creata una bella rete di amicizie virtuali, ma comunque pur sempre amici, per cui ci stiamo scambiando auguri, pensierini, e la cosa mi piace molto. Allora, vedete la busta, vabbè, l'ho già aperta io prima. All'interno c'è la letterina di Erika che leggerò poi con calma, rossa, molto bella. E poi c'è questo bel pacchettino blu che vado ad aprire insieme a voi. Perdonatemi, io sono una frana quando apro i pacchetti, vi distruggo tutto. Questa bella scatolina nera. Se è quello che immagino, è un accessorio utilissimo. Sì, credo che sia lui. Sì. Tra l'altro mi mancava, Erika, e ha avuto un'idea geniale, veramente, perché è quell'aggeggio per agganciare la borsa. Voi in pratica fate conto che la mia mano sia un piano del tavolo, fate così e qua potete agganciare la borsa. Per cui Erika ha avuto veramente un'idea bellissima, tra l'altro è molto bello, molto elegante, vedete, lucido e laccato nero. Per cui io ti ringrazio veramente tanto, ti mando un bacione. Tantissimi auguri di un sereno Natale a te, al tuo compagno, a tutta la tua famiglia, e se vi fa piacere, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!